Grazie, buongiorno a tutti e grazie Emanuele. Allora, noi siamo un'azienda agricola, prestati certamente al mondo industriale, al mondo della finanza, ma rimaniamo fondamentalmente agricoli. Abbiamo 200 ettari che coltiviamo in Italia e una buona parte di questi, quindi 137 ettari, sono foreste di bambù gigante. Siamo partiti dalle foreste di bambù gigante dieci anni fa con delle idee legate solo al mondo... Diciamo dell'artigianato, del food, e nel corso degli anni l'idea si è completamente trasformata. Trasformata incontrando ovviamente che cosa? Tutto il mondo elaborativo del calcolo dell'assorbimento della CO2 da parte del bambù, che si è rappresentato un iper performer una volta gestito in maniera opportuna qui in Italia, tanto da essere diventato un elemento importante e da consentire tutta la filiera che porta fino ai Carbon Credit. Quindi Oggi noi siamo l'unica azienda probabilmente strutturata in Italia che parte dalle foreste, in mezzo fa consulting, fa formazione sul carbon management, trasforma la fibra del bambù in bioplastiche, copelle, edilizia qui in Italia. E alla fine del processo, o in mezzo al processo, tutta la tematica di assorbimento della CO2 che noi consegniamo ovviamente alle aziende. Quindi il carbon token è un pezzo tra la foresta e il Carbon Credit garantito in Italia da una UnipDR che grazie al Cielo è uscita a inizio di quest'anno e che ha normato tutto questo tema. In sostanza abbiamo uno standard semplificato italiano che consenta di arrivare a garantire, perché siamo in Italia ed è possibile verificare ogni singolo pezzettino di quello che accade alle aziende che in Italia vogliono partecipare con noi a realizzare un mercato del carbonio italiano. Non perché noi non siamo esterofili, per carità, ci piace girare il mondo, ma Qui in Italia nei nostri progetti voi potete entrare in contatto, prima di andare a camminare nella foresta, entrare in contatto con tutti gli attori, tra chi calcola, a chi certifica, comprese la blockchain che c'è in mezzo e quindi avere contezza di tutto il processo. Perché ho parlato di consulting e di formazione? Perché è lungi da noi pensare che l'azienda dica, ah beh io mi compro il carbon credit e sono a posto, lo sappiamo tutti qua dentro, non esiste questa idea. Carbon token non riduce la CO2. Il consulting, l'efficientamento riduce la CO2. La formazione riduce la CO2 perché se la mente gira tu riduci poi la CO2. Il carbon token è l'elemento che ti aiuta ad arrivare come il carbon credit, grazie anche all'ISO 14068 sulla carbon neutrality, ti consente di completare tutto il pacchetto perché man mano fai un pezzo tu puoi fare un altro pezzo. È stato un lavoro immane. Anche perché, come ho detto prima, non è che ci siano in Italia esperienze importanti. È vero che dal 2015 l'accordo di Parigi ha detto carbon credit ovunque ci sia l'opportunità. Ma poi in Italia non si è mai sviluppato perché le convenienze economiche non c'erano. Un bosco ben gestito fa 7,7 tonnellate di assorbimento. Tra l'altro, prima chiedevi a Barilla le tematiche agricoltura rigenerativa quanto carbon. C'è un progetto bello a Piacenza, 238 ettari di viticoltura trasformata dal convenzionale al rigenerativo biologico. Ok, 268 ettari fanno 1700 tonnellate di carbon credit certificati. Fate il conto voi, 1700 su 268 quante tonnellate fa ad ettaro? Okay. Bosco gestito 77. Bambù 443. Questo è il motivo per cui il bambù è interessante. Non perché il pino non ci piaccia o qualunque altra specie, voi abbiate negli occhi la faggeta, perché l'avete visto da sempre. Ma perché per fare questo mestiere che è l'assorbimento della CO2 e produrre materiali innovativi, rinnovabili in Italia, questo è bravo, c'è poco, poco da dire. Sì, sì. Allora, qui mi collego al collega. Ti, ti chiamo collega spero di, di non offendere, perché no. l'esperienza tua è certamente la fata padrona. Allora, un tema centrale. Noi, come tu prima, facciamo consulting per cui ci proponiamo alle aziende per poter gestire sti pezzi. Ma il tema di eh, rendere popolare è centrale. Perché se ce la facciamo solo qua tra noi. 1,2 gradi, 1,512 non lo bucheremo mai, perché rimarrà qui all'interno. Tutti devono sapere che cosa significa la tematica carbon. Va tradotta, certamente sì, ma dall'altra parte il calcolo è il calcolo. Il problema di alcune iniziative che hanno ipersemplificato, perché hanno iper reso pop e che poi si sono rivelate totalmente greenwashing. Vi faccio un esempio: 40 giorni fa, monto sulla bilancia peso 100. Dopo 40 giorni io ne peso 90. Se la bilancia non mi avesse restituito 100, perché avesse detto ma no, ma dai, ma non sono 100, cerchiamo di. E io non sarei mai arrivato a 90 dopo. Per cui il software che noi utilizziamo, l'approccio che, che va a essere più realista del re, deve consentire di avere il dato. Avuto il dato, poi caliamo sulle tue scarpe e sul tuo andamento quanto tu puoi ottenere di decarbonizzazione, di efficientamento da qui a poi. Perché non esista mai che abbiamo l'azienda sostenibile l'anno prossimo ma che ha chiuso le serrande perché l'abbiamo violentata con un insieme di paroloni, un insieme di spinte. Nessuno deve sentirsi tirato per la giacchetta, dobbiamo, dobbiamo eh, accompagnarli a comprendere che sono tematiche serie, che ne va della competitività, del business, della salute di tutti messo al primo posto. Quindi come li accompagniamo? Con serietà e avendoci messo la testa con un software che faccia... 14.064 parte 1 come la ISO chiede. Perché tutti i software che io trovo in giro, poi quando me li metto davanti e, e comincio a vedere, i conti non tornano. E il problema non è che il conto non torna e quindi va bene, è che quello lì ha un dato falsato, non sa che pesa 100 kg e che deve arrivare a 90. E quindi non, 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 ha, non può fare analisi di sensitività. Su che cosa investo per ridurre il mio euro? Dov'è che vale di più nella riduzione? Che cos'è più urgente? Cos'è che mi... Conviene, cos'è che la mia struttura recepisce meglio? Quindi serve sicuramente una competenza importante. Il fatto che ci siano aziende come qui la collega che ha inserito addirittura una task force interna è incredibile, però è consentito magari ad aziende che hanno una dimensione. Altre aziende oggi devono affiancarsi a consulenti, ma l'obiettivo ancora una volta è che di portare dentro tutte queste competenze perché non è possibile che la sostenibilità sia demandata a un esterno che ti fa due robe e poi <ride> ti accontenti, insomma. Vai. Wow, allora in Italia ci sono circa 1000 ettari dalla Val d'Aosta alla Sicilia, circa 1000 ettari, sviluppi diversi, Noi abbiamo gli ultimi che abbiamo fatti nel 2021, quindi stanno crescendo, però abbiamo foreste importanti, attrezzo sull'Adda, venite a incontrarci, venite a vedere, abbiamo 15 ettari di foresta, cioè chi va in Giappone ad Arashiyama, che è la foresta di bambù più conosciuta al mondo di bambù gigante, che è lo stesso, fanno 4.000 metri, qua ne abbiamo 150.000 e non è nemmeno la più grande per dimostrare che, che è plausibile, fattibile e poi non lo nascondo, tutto il tema della biodiversità l'abbiamo eh, visto tutto dall'A alla Z, per cui chi avesse il dubbio del ah, A bambù venga a conoscerci e venga a vedere in campo quello che noi facciamo, venga a vedere le farfalle, le lepri, i fagiani eccetera ah, <ride> prego Bye, grazie a te.